Romina Power e la dieta miracolosa. Ho perso 6 kg in 12 giorni. La Power, grazie ad un po' di impegno e una dieta efficace, è riuscita a perdere ben 6 kg in soli 12 giorni. Ma qual è il segreto della donna? La dieta di Romina Power ha perso 6 kg in 12 giorni. Scopri come funziona il menù di esempio. Romina Power ha raccontato lei stessa ai suoi fans della dieta miracolosa che le ha permesso di raggiungere ottimi risultati, postandola sul suo profilo Instagram, dopo Albano che ultimamente ha perso 7 kg. Ora è la volta di Romina. Sul web ci sono migliaia di siti che elargiscono consigli e regimi alimentari che promettono diete miracolose, ma questa volta i consigli arrivano direttamente da Romina Power che ha perso peso rapidamente. La Power, infatti, grazie ad un po' di impegno e una dieta efficace, è riuscita a perdere ben 6 kg in soli 12 giorni. Ma qual è il segreto della donna? A rivelarlo è la stessa Power. A quanto pare, la cantante ha deciso di sperimentare una dieta liquida per smaltire in fretta i chili di troppo. Una dieta miracolosa che ha fatto perdere 6 kg in appena 12 giorni a Romina Power. Le diete miracolose non esistono, la maggior parte dei regimi alimentari corretti e sani fanno perdere peso lentamente abbinando la dieta restrittiva a tanto allenamento ed attività fisica. Ma in alcuni casi può capitare che si abbia bisogno di buttare giù qualche chilo velocemente e allora le diete veloci o lampo possono venirci in aiuto. Così è stato per Romina Power che grazie ad una dieta sorprendente ha perso 6 kg in 12 giorni. Romina Power, la dieta liquida che le ha fatto perdere 6 kg, la cantante ha ammesso di essere ricorsa ad una dieta liquida per perdere i chili di troppo che aveva accumulato. Romina Power, infatti, ha raccontato di aver perso circa 6 kg in appena 12 giorni con questa tipologia di dieta che tuttavia, se intrapresa di propria iniziativa senza il parere di un esperto potrebbe essere pericolosa e non è comunque consigliata. La dieta liquida si caratterizza per il consumo esclusivo di cibi liquidi o semiliquidi, infatti è comunemente chiamata anche dieta dei liquidi. Questo regime alimentare consiste nell'assumere il cibo in forma liquida, quindi frullato, oppure direttamente liquido sotto forma di zuppa, brodo e così via. Nella dieta possono essere introdotti smoothie e bevande proteiche o sostitutive del pasto per variare i nutrienti assimilati. È una dieta che può essere fatta solamente per poco tempo e deve comunque essere seguita secondo il parere di uno specialista. Pare proprio che abbia funzionato con Romina, che ha confessato di aver perso tutti quei chili in poco più di 10 giorni. I numeri sono sorprendenti, ma è importante comprendere come le diete veloci di questo tipo non siano una soluzione permanente per perdere peso in maniera sana ed equilibrata. Il consiglio è sempre quello di rivolgersi ad uno specialista come un dietologo o un nutrizionista e di abbinare alla dieta della sana attività fisica all'aperto o in palestra.